Buongiorno amici, oggi prepariamo 4 idee con la pasta sfoglia. Per una cena o un pranzo davvero d'effetto. Andiamo con il primo. Prendiamo un rotolo di pasta sfoglia. Lo tagliamo a striscioline. Farciamo con un cucchiaino di Philadelphia ogni striscia e con del salame. Scusate se lo metto un po' a pezzettini, ma me lo hanno affettato talmente sottile che è stata un'impresa riuscire a prelevarlo. Quindi appoggiamo i lembi della pasta in questo modo e andiamo ad arrotolare su se stesso. In questo modo otterremo una bella rosa di pasta sfoglia al salame. Portiamo un po' i lembi verso l'esterno e faranno questo effetto a petalo davvero pazzesco. Poi sbattiamo un uovo in una ciotolina e andiamo a spennellare le nostre rose al salame. Inforniamo a 190 gradi per circa 20 minuti. Passiamo ai secondi rustici. Prendiamo sempre un foglio di pasta sfoglia, lo dividiamo a metà, farciamo con il pomodoro. Il pomodoro è stato già condito con sale e olio. Aggiungiamo una manciata di origano, provola, lo chiudiamo in questo modo e andiamo a tagliare a quadretti. Per un lavoro più preciso andiamo a rifilare i bordi. Sistemiamo i nostri quadretti alla pizza su una teglia. Bagniamo la superficie con l'uovo, qualche seme di sesamo e via in forno a 190 gradi per circa 20 minuti. Prendiamo un altro foglio di pasta sfoglia, lo dividiamo a metà per la lunghezza e dopo tagliamo in triangoli. Nel frattempo amici, vi invito ad iscrivervi al mio canale, a lasciare un like a questo video e a commentare se la ricetta vi sta piacendo. Grazie! Come vedete abbiamo ottenuto tanti triangolini. In questo modo andremo a formare dei cornettini che io farcisco con il prosciutto e con la provola. Potete naturalmente sbizzarrirvi con altre farciture. Molto semplicemente arrotoliamo il triangolino su se stesso. Non importa se non viene particolarmente bello perché in cottura tenderà a gonfiare e quindi anche la forma diventerà più bella. Vi faccio vedere come farne un altro.
Li spennelliamo con uovo. E anche in questo caso mettiamo una manciata di sesamo in superficie. 190 gradi per circa 20 minuti. Passiamo agli ultimi rustici che prepareremo oggi. Prendiamo quindi una scodella e inseriamo all'interno 500 g di spinaci lessati e strizzati, 300 g di ricotta di mucca e un pizzico di sale. Misceliamo bene il tutto e lo versiamo su un foglio di pasta sfoglia. Una manciata di provola tagliata a cubetti e chiudiamo a metà. Anche questi li andremo a tagliare a cubotti, questa volta un pochino più grandi. Vi ricordo che potete seguire le mie video ricette anche su Instagram e su Facebook. Vi lascio tutti i link qua giù nel box informazioni. Spennelliamo i nostri cubotti agli spinaci con l'uovo. E ancora un po' di sesamo. Inforniamo sempre a 190 gradi per circa 20 minuti. E voilà, i nostri rustici sono pronti per essere gustati durante una serata speciale con la nostra famiglia oppure con i nostri amici per un compleanno, un party o una domenica diversa dalle altre. I rustici di pasta sfoglia sono molto amati sia dai grandi che dai bambini. Potete farcirli davvero come più preferite. Io oggi vi ho presentato questi: pizza, ricotta e spinaci, prosciutto e salame, e spero che queste varianti vi siano piaciute. Se è così, amici, ricordate di supportare il mio canale lasciando un semplicissimo like, ci vuole davvero un secondo, condividendo questo video con i vostri amici anche su Facebook se volete, e naturalmente se non siete iscritti iscrivetevi. Ci saranno davvero tante ricette per voi, sempre gratuite e sempre fatte con tanto affetto. In questi giorni arriveranno anche le ricette per Natale, quindi se avete qualche richiesta in particolare scrivetemelo qua giù nei commenti e io cercherò come al solito di accontentarvi. Ciao e alla prossima, un bacione!